Qua è Olti e adesso faremo un altro po' di Minecraft perché dovevamo fare un altro mondo nuovo perché l'avevo un po' iniziato, però un altro po' non l'avevo ancora iniziato perché l'avevo iniziato da poco e praticamente mi ha spawnato in non in un'isola, nella giungla. E quindi in poche parole, adesso vediamo un attimo. Vi faccio vedere un attimo come sono fatto. Praticamente mi sono messo dentro un dungeon della giungla, che voi sapete qual è. E quindi adesso mi sto costruendo una casa là. Ho preso tutte le cose che mi possono servire. La legna ce l'ho vicino, un fiume ce l'ho praticamente sotto. Quindi riesco a fare tutte le cose sempre così avanti, ogni giorno. Allora, vi saluto tutti quanti, siete... Dovrebbe esserci Tarozzi se mi guarda ancora. Poi c'è il mio amico. Attendi. E vai che si gioca. Si fa il figo perché io sono il macio, però mi chiamo figo perché io sono molto figo. È vero, no, in realtà non è vero. Però c'è già un fan che mi ha già trovato, mi ha già contattato su WhatsApp e così via. E adesso faremo un po' di Minecraft. Metteremo un po' a posto la nostra casa. Fatto? Bravissimo. Questa inizia un po' ad essere la nostra base. In poche parole. Adesso noi andiamo. Vediamo un po' come è fatto. Allora. In poche parole, qui è tutto ben messo a posto. Qui potrei anche richiudere perché tanto non mi sembra che... Allora, qua posso richiudere tranquillamente. Vabbè. Comunque, là c'è tutto quello che ci servono. Qui è costruita la nostra casa. Potrei anche fare una pala. In poche parole, perché mi serve per fare delle cose. Mettiamo a posto qua, che così non vengono mob. Allora, in poche parole, qui questa è la nostra base. Chi dice ah, ma Olti è così, così, così. Noi faremo questa cosa qui. Poi metteremo un po' a posto la nostra casa. Cosa fai? Sto facendo un video su YouTube. Vabbè. Fatemi chiudere che fra un po' piove. Eh? Non si mette, se vi rompete il balcone, vi ammazzo tutti. Ok. Sì. E adesso togliamo un attimo quest'albero che ci rompe un po'. Quando lei si chiude la porta. Ok. Quest'albero ci serve per la vita nostra. Quindi lo rompiamo perché ci serve. Adesso andremo a fare delle vecchie cose. Qui adesso sta per... Ok. Facciamo le staccionate. Quante ce ne date? 3. Tutte le cose che... Anzi, la legna sì che la usiamo. Allora, togliamo tutte queste cose perché non penso le usiamo. Tutto, tutto via. Le angurie ne abbiamo prese un po', secondo voi? Ma, secondo me ne abbiamo prese il normale, ecco, il giusto.
Secondo me voi dite che ne ho prese tante, ma in realtà ne ho prese pochissime. Cioè, ne ho prese due stacche e mezzo, non è che ne ho prese chissà quante. Comunque andiamo a fare i nostri lavori. Andiamo a mettere a posto questo. Andiamo e vaffanculo. Non voglio cittare perché non ho tanta voglia. Qua sento dei mob che non mi piacciono affatto. Qui togliamo questo po' di... Prendiamo quel po' di legno, di roccia che c'è. Perché giustamente come si inizia una bella survival? Iniziando sempre dalla parte che serve. La roccia cosa serve? Per fare i vecchi... Ecco, vedi, vedete, vedete ragazzi? C'è il carbone, il coal che serve sempre per fare... Per iniziare a fare le torce. E poi si inizia da un vecchio dungeon. Si inizia a fare una casa. Poi da questa casa si inizia a fare una villa. Da sta villa si inizia a fare una città. Da una città si inizia a fare un castello. E così via. È facile la cosa da fare. Devi soltanto stare là per tanto e poi farlo. Sì, ci vuole tanto tempo. Ma per me, che sono una persona che ama stare ferma, beh, non ci vuole tanto, perché basta che aspetti e le cose ti vengono fuori. Togliamo le ultime cose che ci sono qua perché danno fastidio. Comunque, io nella vita reale amo tantissimo fare le costruzioni Lego e robe del genere, quindi se tipo devo fare... tipo devo andare a fare una visita in qualche paese, ci sono dei miei fan che mi vogliono fare un regalo, quello che vi consiglio che mi potete regalare sono tipo dei personaggi o così via. Come se voi conoscete Stepney, avete visto qualche suo vlog dove ci sono i suoi fan che gli regalano quei personaggi strani, ecco la stessa cosa con me. Cioè, se volete potete regalarmi dei personaggi di peluche o robe del genere, che a me mi piacciono anche perché a me i peluche mi fanno sentire un bambino, però sono sempre carini. Poi, se a voi non piacciono, non è che devo farci una tragedia, però posso fare anche una, come c'è sempre in una skyblock, si inizia sempre a fare... Comunque, adesso che c'è giorno, possiamo andare qua a raccogliere tutta la roccia che possiamo prendere, perché dobbiamo iniziare a fare un po' i lavori di casa. Quelli, fare quei strani blocchi bellissimi. Ecco. Comunque, io non so quante persone vi piacciono i miei video, però se vi piace queste cose qua che faccio... Mi potete scrivere giù nei commenti e dirmi quale cosa a voi vi piace, perché così le posso riportare e così via. Se poi per caso voi intravedete qualcosa quando io faccio i video e voi li volete riportare, a me va cioè basta che voi me lo scrivete sui commenti e mi dite: ah, guarda Olti, per caso là quando sei passato si è intravista una magione, metti caso, e tu non l'hai vista, devi andare alle coordinate e così via. Capito? E quindi così almeno io lo so e possiamo andare a trovare il totem dell'immortalità, del non morto. Così è molto più figo perché poi là puoi trovare tante cose. Comunque se voi poi non volete perché non vi piace, e siccome mo devo farlo questo perché non c'ho il piccone. Comunque a me piace che i fan parlino con me su WhatsApp, però cioè... Non, poi se diventate in tanti io ho un po' un problema, se diventate così tanti io non ce la faccio a seguirvi tutti quanti su WhatsApp, quindi se volete che io vi segui su WhatsApp, che diventiamo amici, va bene, però cioè non mi stressate perché anch'io ho i miei compiti da fare, perché io siccome sono ancora in terza media devo fare, e quindi c'ho ancora un po' di compiti da fare, quindi
non mi state tanto attaccati, quindi non mi dite, ah, Olti, devi fare questo, lo sai che devi, hai perso ancora delle cose. No, non dovete dirmi questo, perché io ho ancora tante cose da fare, quindi pian pianino le posso fare. Quindi state tranquilli che io pian pianino le cose le faccio. Cioè le dico e poi le faccio. Metto un po' di torce di qua e di là perché, sapete, non si sa mai quello che può succedere. Comunque io fan, cioè, non so, io da quando sono piccolo che mi piace fare video su YouTube perché anche io ho visto video che facevano i miei youtuber preferiti e quindi... batteria quasi scarica, facciamo le ultime cose e poi ce ne andiamo, guarda. Perché io ho batteria scarica non so quanto e quindi devo veramente andare e quindi... ci chiudiamo un attimo in casa perché ho veramente un po' paura e quindi non voglio morire subito al primo giorno. Ok, questo primo giorno del coso in Minecraft può finire anche qua perché poi la prossima volta continueremo a fare queste escursioni strane in Minecraft. E se voi mi mettete like ogni volta, io può darsi che posso continuare a fare questi video in Minecraft. Ok, arrivederci ragazzi e statemi bene.